Bene, siamo qua con Giuseppe Musolino, uno dei gentleman di questo circus. Io lo conosco da quando ero un ragazzino e non mi ha mai deluso, sembra un ragazzo garbato, gentile. Tra l'altro adesso so che ti sei anche laureato. No, ancora no, venerdì però, mi laureo. Venerdì 31 mi laureo. Sì, senti, sì. Ma c'è stata una persona che mi ha detto: guarda, chiedi a Giuseppe su cosa si sta laureando. So che in giurisprudenza. Giurisprudenza, sì, e faccio la tesi sui droni. Ma guarda. Sì, su quella che è tutta la, diciamo, varia disciplina giuridica a livello internazionale, comunitario, italiano, sui droni, diciamo, sia militari che anche quelli civili, che sono quelli che tu usi sempre in pratica, cioè vedo video. Fantastico. Sì, tu sì, pensa che io nella nostra scuola... assicurare che io li odio. li odio. E ti immagino, nella nostra scuola io faccio proprio le lezioni di normativa aeronautica. Sì. Quindi ti chiamerò infatti, qualche volta. Mi chiederò qualche consiglio e io chiamo te per qualche consiglio soprattutto. Sì. Torniamo all'aspetto bello di questa giornata. Una gara, sinceramente io mancavo da un po' da questo ambiente, ma è stata una gara veramente fantastica. Io ho notato una grande rilassatezza. È veramente una gran bella gara, sia a livello di gara proprio in sé, ma sia anche a livello di comunque personale, cioè di ambiente. È tutto molto calmo, rilassato. Non ci sono stati strani episodi, magari qualche litigio o altro. È tutto molto rilassato e comunque dico, il livello è molto alto. Quindi comunque è tutto quanto sul decimo di secondo che si gioca la pole, tutto quanto. Però comunque la gente è molto rilassata, devo dire, proprio un gran bel evento. Nonostante so che tu sei sotto studio tantissimo, hai fatto una bellissima gara, una bellissima prestazione. Sì, devo dire che sono andato anche oltre quelle che erano le mie aspettative, perché sinceramente non pensavo di, diciamo, essere uno fra quelli che si sarebbe giocato la Super Bowl. Però comunque la macchina andava bene, io oggi ero anche carico, quindi dire che ho fatto 4 belle batterie. E poi alla fine sono appunto rientrato fra quei 4 piloti che si sono giocati la Super Bowl, quindi benissimo così. Mi è sembrato, guardando, devi sapere che la Super Bowl è fantastica, la scoprirai poi quando Gianluca domani sbobinerà il filmato, è stata commentata da Kurzbuch e da Greiner. E chi altro c'era? Sì, rivedevo che erano qua che registravano. E Merlin, sì. Erano loro che hanno commentato un po' tutta quanta la fase di gara. E chiaramente hanno visto e hanno anche detto cosa secondo loro si poteva migliorare, eccetera. Sembrava che tu praticamente avessi un po' di problemi nell'inserire, come se la macchina prima di girare rallentasse un po'. Il mio problema era che ero con le gomme 9 di pacco, perché comunque non ero pronto per Super Polo, quindi mentre gli altri partivano già con le gomme magari più basse e comunque rodate, io ero con le gomme 60-64, che sono le gomme che poi comunque userò per quella che sarà la finale, semifinale e altro. Quindi comunque sono molto contento perché la macchina andava molto bene, nonostante le gomme alte, infatti. Cioè sono gomme dove comunque puoi girare mezz'ora, sì. Quindi comunque sono alte e per il giro singolo non ti aiutano perché la macchina è più magari stabile o altro, però devo dire che sinceramente non pensavo di andare così bene con quelle gran gomme, quindi sono molto contento. Sapevo che non mi sarei potuto giocare il giro singolo perché nel momento in cui provavo ad andare qualcosa in più la macchina entrava in crisi, ma perché comunque c'era la gomma alta. Però comunque devo dire molto molto bene con questa nuova macchina, mi trovo molto molto bene, è molto facile, quindi comunque per uno come me che comunque giro poco, perché fra magari studio, altri impegni, cioè altro, giro poco, ecco, questa macchina mi trovo molto molto bene, e tant'è che comunque si vede, i risultati si vedono. Non dimentichiamo che tu sei stato un alfiere, ormai chi ti conosce pensa sempre Serpent, perché siamo abituati a vederti sempre con quel marchio, quindi vederti con una nuova macchina. Sì, all'inizio pure mi faceva strano, quindi comunque c'è molta gente che tuttora viene e mi chiede consigli sulla Serpent, e io comunque li aiuto perché quella macchina per me era una gran bella macchina. Ora invece corro con X-Ray, questa è la mia prima gara ufficiale, e devo dire che mi trovo ugualmente molto molto bene. È una macchina diversa, cioè vuol dire cambia la guida, mentre la Serpent era più comunque reattiva, più rapida, questa è una macchina più, diciamo, compassata a livello di guida, però comunque poi, diciamo, escono anche i tempi, quindi comunque la macchina va veramente bene. Ora a fine mese forse può uscire la versione nuova, che è quella che io e il team stiamo usando, ed è veramente bella. Cosa cambia in particolare? Qualcosa di molto
diciamo determinante? Dal telaio, e quindi dovrebbe tutto quanto, a spalline, a tutto quanto, è totalmente diverso. Cioè non è una macchina vecchia con qualche miglioria, è totalmente diversa e devo dire che va molto molto bene. Ti faccio questa domanda perché NT1 ci ha insegnato in questi anni a cambiare sempre pochissimo, diciamo che la maggior parte dei pezzi erano complementari, quindi anche per chi cambiava modello aveva molti ricambi che poteva utilizzare. Qua anche alcuni ricambi saranno comunque sempre quelli, però diciamo che il grosso della macchina, cioè, comunque cambia. Ovviamente rimangono tutti i vari differenziali, ammortizzatori e altri rimangono là, ma poi invece cambia il telaio, cambia un po' tutta la macchina, geometrie comprese. Però comunque consiglio l'acquisto perché è veramente facile e non ve lo dice uno di quei super piloti che magari girano ogni giorno in pista. Sono uno che comunque va in pista la domenica quando può e la macchina è veramente facile. Ti faccio un grande in bocca al lupo per la gara di domani. Grazie. Ma ancora più grande per la laurea e per la tua carriera. Grazie mille Vito, ciao a tutti.